buongiorno a tutti e bentornati. Bentornati a Ho ragione avvocato che, come vedete, oggi con una posizione leggermente mutata rispetto alle precedenti puntate, e siamo con una gradita ospite che torna per la terza volta, Ho ragione avvocato, Sì, ospite questa volta che noi, accerchiata sì, da noi, noi che conosciamo a a vario vario titolo, titolo, forse come lei un po' più di me, sì. immagino. L'avvocato Carla Naldi, benvenuta. Buongiorno, Benvenuta. grazie. E ancora una volta la materia che oggi trattiamo, sia pure succintamente, televisivamente parlando, è una materia in ambito familiare, gli ordini di protezione. È una cosa che si dice, beh, esiste già da parecchio tempo, quanti anni Dal esattamente? 2001, quindi Ecco. sono 17 anni. Però non è cosa così nota come No. dovrebbe essere. E Sì, quindi vorremmo sapere un po'. forse infatti, cioè, è un argomento molto interessante, non utilizzato probabilmente questi ordini di protezione come dovrebbero essere in alcuni casi. E ci può spiegare agli ascoltatori, ma anche a noi, Certo, noi in che facciamo un ambito, bel un bel ripasso. ripasso anche noi, in che ambito operano e cosa Certo. sono? Allora, gli ordini di protezione sono dei provvedimenti del giudice civile che vengono emessi in ambito familiare, cioè vengono emessi quando ci sono delle problematiche di carattere familiare, problematiche di violenza. La norma che introduce, questa figura particolare di protezione del soggetto abusato si intitola esattamente Ordine di protezione contro gli abusi familiari. Quindi ci si è chiesti in concreto che cosa volesse dire abusi familiari. E l'articolo 342 bis, perché purtroppo viaggiamo in Con i questi termini, bis e bis. bis e ter, il 342 disciplina esattamente, individua esattamente le condotte che possono determinare la necessità di un intervento protettivo da parte del giudice. Io leggo perché così siamo corretti e non modifichiamo nessun termine. L'articolo dice: quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice su istanza di parte può adottare con decreto uno o più provvedimenti di quell'articolo 342 ter. Quindi la giurisprudenza, cioè i giudici, sostanzialmente hanno individuato queste situazioni di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale e alla libertà in una serie enorme di situazioni che possono andare da quelle classiche dei coniugi o dei conviventi che hanno una situazione di grave contrasto tra di loro, quindi ci sono minacce, ci sono ingiurie, ci sono a volte anche percosse e quindi c'è un grave pregiudizio all'integrità fisica, un grave pregiudizio all'integrità morale che può essere per esempio quando ci sono delle limitazioni all'autodeterminazione di uno dei componenti. Addirittura c'è stato un caso di limitazione, cioè di ordine di protezione emanato perché il coniuge non permetteva alla moglie di gestire in maniera autonoma il proprio denaro, quindi non soltanto il denaro della famiglia, ma addirittura il proprio denaro. E poi ovviamente anche situazioni di limitazione alla libertà, quindi il padre o la madre che impediscono alla figlia di usci- o al figlio di uscire, di mettersi, vestirsi in un certo modo, di scegliere una certa scuola. È chiaro che la situazione deve essere Va a valutarsi, grave, certo. grave, quindi devono essere dei comportamenti che per la loro ripetitività o per la loro, diciamo così, condotta violenta incidono Certo. pesantemente sulla libertà di una persona e in questi casi il giudice può intervenire. Quindi l'ambito però è stato detto è esclusivamente quello familiare. Sì, quello familiare, anche se dobbiamo dire che non ci si riferisce esclusivamente ai rapporti tra coniugi, perché la norma parla anche di conviventi e la giurisprudenza ha specificato che i conviventi sono anche i fratelli, sono anche i genitori e i figli, quindi pacificamente questo tipo di ordine si può
richiedere anche, ad esempio, nei confronti di un padre padrone, per ipotesi. E non però al di fuori della famiglia. Della cerchia. Anche qui negli ultimi tempi si è detto che il requisito della convivenza non è più strettamente necessario, la convivenza può già essere cessata, quello che è importante è che non ci sia un procedimento di separazione o di divorzio già in corso, perché in questo caso è competente soltanto il giudice della separazione e del divorzio. Quindi veniamo a dire che se c'è un ordine di protezione emanato, ecco, poi magari spieghiamo anche come si chiede, però al di fuori delle questioni di separazione e divorzio, a quel punto poi nel momento in cui la separazione e divorzio ci siano, decade? Sì, allora l'ordine di protezione è un ordine a tempo. Allora, in maniera molto sintetica, l'articolo 342 ter indica quelli che sono i contenuti dell'ordine di protezione. E ci sono dei contenuti assolutamente obbligatori che sono due. L'ordine di cessazione della condotta pregiudizievole e l'ordine di allontanamento. Quindi se c'è una convivenza il soggetto abusato viene allontanato. Poi ci sono anche delle situazioni in cui possono essere richiesti e ottenuti dei provvedimenti ulteriori che sono molto importanti, per esempio un divieto di avvicinamento agli altri luoghi dove si svolge la vita del soggetto abusato, del soggetto che ha un pregiudizio da questa condotta, quindi le situazioni classiche sono ad esempio il divieto di avvicinamento alla scuola dove vanno i figli, alla casa dei nonni, al posto di lavoro. Altro argomento, altro ordine, altro provvedimento molto importante è quello di carattere economico. Non siamo ancora separati, non abbiamo ancora un provvedimento del giudice in materia di separazione, ma prima il giudice che emette l'ordine di protezione può ordinare al soggetto abusante di versare un assegno di mantenimento per i membri della famiglia che rimarrebbero senza fonti di mantenimento nel momento in cui il soggetto abusante viene allontanato. E addirittura è previsto che l'ordine di pagamento venga notificato al datore di lavoro e che quindi paghi il datore di lavoro, cosa altrettanto importante, certo, perché dà una sicurezza. Cioè uno non deve dipendere, non deve dipendere dalla volontà spontaneità del cioè, pagamento, insomma, ma che sempre non una sempre. Cosa, ma quindi è una procedura che vista così sembrerebbe avere dei notevoli vantaggi. Sì, è una procedura utilità, tra efficacia. L'altro quello che è abbastanza strano è che è poco nota anche a noi avvocati, pur essendo vecchiotta, perché la legge è operativa da 17 anni, come dicevo prima. Io ho fatto una verifica a Novara, nel 2017 ci sono stati 5 ordini di protezione, 5 domande di ordine di protezione, una è stata rigettata, gli altri sono stati accolti, ma 5 domande a fronte del grande numero, non soltanto sì, di separazioni, ma di separazioni sì, bellicose. Può essere positivo che uno, da un certo punto di vista, uno dice non c'è necessità, però dall'altro punto di vista che non venga utilizzato certo, pieno. Questa, tra l'altro è una procedura molto comoda e rapida, e senz'altro pensata dal legislatore proprio per agevolarne l'utilizzo. Prima di tutto è gratuita, e questa è una cosa che con i tempi che corrono per le nostre attività giudiziarie, sì, insomma, è molto significativo. Non c'è il cosiddetto contributo unificato, è gratuita. E poi, altro elemento molto importante, non c'è l'obbligo dell'assistenza dell'avvocato. Questo potrebbe far sì che, per esempio, l'istanza venga preparata direttamente dall'assistente sociale che ha in carico il nucleo disagiato, per esempio. Sì, sì. Non c'è bisogno dell'avvocato, anche se c'è... Però forse è opportuno per sì, argomentare, come sempre, ovviamente, sarebbe meglio, però a volte ci sono situazioni di urgenza tale per cui intanto l'istanza viene presentata dalla parte direttamente. Quello che però è importante ricordare è che deve essere la parte vittima della condotta abusante a presentare l'istanza. C'è un caso recente in cui
due fratelli hanno chiesto un ordine di protezione e di allontanamento in confronto di un terzo fratello, il quale a loro dire avrebbe posto in essere una condotta abusante nei confronti della madre per costringerla a sottoscrivere contratti, eccetera, eccetera. In questo caso l'ordine è stato rigettato perché era la madre che doveva essere ad agire. Era legittimata. Non essendo in grado di farlo, perché comunque era un soggetto debole, il giudice ha nominato un amministratore di sostegno che è intervenuto a tutelare la persona abusata, e poi questo amministratore ovviamente ha potuto fare quello che doveva fare. Questo perché è importante che non sia un terzo, il vicino di casa, piuttosto che il figlio, a dire mia mamma viene picchiata dal papà. Deve essere la persona se capace, che sei in grado, o con l'aiuto ovviamente in alcuni casi. Ma di solito a queste situazioni si pensa sempre a un discorso genere maschile contro genere femminile, cioè genere femminile più debole. Ci sono stati, a sua conoscenza, casi e contraris? Allora, senz'altro sì, e con riferimento, per esempio, a una situazione di figlia che aveva un comportamento pregiudizievole nei confronti dei genitori. In realtà questa ragazza, questa signora, aveva anche problematiche psichiatriche e quindi poneva in essere degli agiti piuttosto violenti nei confronti dei genitori, e che hanno chiesto un ordine di protezione nei confronti della figlia. Devo dire che c'è un discrimine molto importante dato dalla norma, che è questo: quando il comportamento pregiudizievole è così grave da integrare un reato procedibile d'ufficio, cioè uno di quei reati gravi per cui la legge prevede l'obbligo per il pubblico ministero di promuovere l'azione penale, non è possibile chiedere l'ordine di protezione in sede civile. Ci penserà il pubblico ministero a fronte di una eventuale denuncia. E questo è un elemento importante, perché gli ordini di protezione, tra virgolette, proteggono tutte quelle fattispecie un po' borderline in cui ci sono dei comportamenti inappropriati, ma magari non c'è la querela. Non così penalmente rilevanti. Ecco, infatti, tutte quelle cose che non hanno magari una palese rilevanza penale. L'esempio classico è quello del maltrattamento previsto dall'articolo 572 del codice penale, che è un reato procedibile d'ufficio, per cui in questo caso assolutamente non si può ottenere un ordine di protezione. Esposizione cristallina e lineare, infatti sì, molto siamo arrivati chiara, quasi alla fine della nostra trasmissione. E come spesso mi capita, pensando al fatto e al lato pratico, mi domando: e quando un ordine di protezione, che è un ordine scritto dal giudice ma pur sempre sulla carta, non viene rispettato? Allora, innanzitutto il decreto è immediatamente esecutivo, quindi va eseguito con l'ufficiale giudiziario. A me è capitato di avere l'assistenza dell'ufficiale giudiziario che sostanzialmente ha allontanato il soggetto abusante. Sì, magari con l'assistenza anche della forza pubblica. Sì, certamente, chiamano i carabinieri o la polizia o i vigili urbani. In ogni caso l'inosservanza comporta la violazione di un reato, cioè il reato previsto dall'articolo 388 del codice penale, in osservanza dell'ordine del giudice, che però è punibile a querela di parte. Quindi in questo caso bisogna avere l'impulso. Bene, direi che abbiamo intanto ripassato l'argomento. È un ringraziamento a nome di tutti i nostri ascoltatori, e diamo appuntamento a una prossima puntata per una nuova ospitalità dell'avvocato Carla Naldi. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci, buona serata. Arrivederci a tutti.